Buon di smotta! Cosa penso di Enrico Dall'Olio? Andiamo a vedere, dai! Sigla! Cosa penso di Enrico Dell'Olio? È un video, volete chiamarlo di dissing motivato? Una recensione? Fate un po' voi. Partiamo subito da un presupposto. Non voglio accusare nessuno, non voglio mettere in dubbio, come posso dire, la sincerità di una persona, la propria professionalità, per carità. Dico la mia opinione. Se poi qualcuno, il soggetto in questione o chi per lui si sente offeso in qualche modo, mi dispiace, ma dico quello che penso. Premettendo che, ovviamente, come sempre ho specificato e ho chiarito per quanto riguarda i miei principi, non ho la verità in tasca, scusate, e quindi potrei benissimo sbagliarmi, perché comunque le persone geneticamente predisposte esistono. Non è un mostro di muscoli e quindi potrei benissimo sbagliarmi, lo dico senza perculamenti vari, attenzione. Allora, veniamo al punto. Ho visto poco fa un video su Facebook di questo signore che mi sembra una brava persona, un imprenditore, scrive dei libri inerenti alla forma fisica e l'anti-aging. A 50 e passa anni, se non mi ricordo se 50, 55, quello che è, comunque ha passato i 50 anni, è in una forma fisica strepitosa, complimenti. Quello che penso io in realtà non penso che sia natural. Non vado oltre perché, ripeto, non voglio offendere nessuno, questo non fa parte di quel mondo dei Wallace, a mio parere, cioè si pone in un modo diverso quantomeno. Perché penso che non sia natural? Semplicemente faccio un abbinamento a ciò che dice in quel video su Facebook, dove sostiene che bastano 20 minuti, 25 minuti, quello che è, di allenamento ogni 4 giorni, perché fa arrivare quello, no? Poi sono sicuro che se vai nel dettaglio ti dirà: no, ma io intendo per mantenersi decente, però fa arrivare questo alle persone, perché porta degli esempi che in palestra l'altro giorno mi hanno fatto i complimenti, sono abituato a questo, come per dire, per arrivare ai miei livelli, in modo implicito, basta 25, cerco di riassumere velocemente perché non voglio tediarvi, basta fare 25 minuti al giorno, è uno molto pacato, è uno che ti risponde: ah, mi dispiace che ti dai questi limiti, no, perché devi capire, è uno molto, no, easy, ma convinto di sé. Sono io, li chiamo gli ipnotizzatori, chiamiamoli così. Quindi fa arrivare il messaggio che per avere una posizione fisica come la sua bastano 25 minuti di allenamento ogni 4 giorni, una doccia gelata al mattino, poi fa niente. Se fuori fa un freddo alla Madonna, magari ti svegli che i riscaldamenti vanno e non vanno. Che attenzione, sono consigli buoni, per carità. E tutta una serie di altre cose, il mangiare con l'intermittenza, che è corretto, cioè porta tutti quei ragionamenti sui substrati energetici, lo scarico e ricarico di carboidrati. In realtà parla anche di questo, posto sotto altre, come posso dire, con delle forme verbali differenti, ma quello è. Parla del grasso bruno, la meditazione la sera, la capacità di attivare il sistema parasimpatico, invece quello simpatico, la luce il giorno, che poi penso che entri in qualche modo nel discorso dei ritmi circadiani. E tutto bellissimo, tutto verissimo, perché teoricamente molte delle cose che dice sono attuabili e anzi fanno bene. Il dettaglio qual è? Io l'ho visto in un altro post, un video sempre su Facebook, sul tubo, non mi è capitato di vederlo, sempre visto su Facebook,
dove si vede al mare, adesso non so in che posto esattamente, un posto roccioso, a petto nudo, buon fisico, ed è quella condizione per la quale mi sono convinto che c'è qualcosa che non va. Perché? Se uno fa quello che fa lui, non arriva ad avere quella forma fisica. Potrà mantenersi in forma, ma non arriva ad avere quella forma fisica. C'è poco da fare, è un dato di fatto. Poi non sto qua adesso a fare battute, basta un po' di tren, basta un po' di enantato, basta un po', no? Filino di GH e andiamo tutti bene. Però vi ricordo che c'è, come lo denomino io, il soft doping, che è un sistema anti-aging addirittura prescrivibile da alcuni specialisti, sia da andrologi che sia da endocrinologi. Quindi bisogna vedere se questo signore si trova in questa condizione. Ovviamente non ce lo dirà mai, e anzi, nel caso fosse vero, figuriamoci se lo ammette, perché crolla un castello di carte. Ricordiamoci, perché vanno tenuti presenti questi fattori, che questo signore, nel che non c'è niente di male come concetto, deve vendere i suoi libri che parlano di anti-aging, di tutte questioni legate all'età e alla forma fisica. E quindi non è che c'è un conflitto di interessi, però poniamoci due domande e diamoci due risposte. Con questo non voglio sputtanare nessuno, dico soltanto che è troppo bello per essere vero. Troppo bello 25 minuti ogni 4 giorni, la doccia gelata, la meditazione, il saper chiudere gli occhi, il mangiare con l'intermittenza, mettendo insieme tutte queste cose arrivi ad avere quel fisico lì. Non ci crederò mai perché è impossibile, non perché sono io che sono malfidente, no, perché è impossibile. Ora uno mi dirà, ma come fai a dirlo? Beh, sono 40 anni che ho a che fare con queste cose, tra alti e bassi, con periodi in cui ho mollato, che ho ripreso, per carità. Però comunque anche nei periodi in cui ho mollato o non mi allenavo con la dovuta costanza, ero sempre nell'ambiente, per un motivo o per l'altro, con uno sport o con l'altro. Quindi voglio dire... Anche se ho avuto momenti di lontananza, comunque mi tenevo documentato, comunque avevo a che fare con la situazione sportiva, che sia MMA, che sia i muscoli, che sia tutto qualsiasi altro tipo di sport. Quindi quando parli a uno con la mia esperienza, così, non voglio fare figo, è così, non mi puoi raccontare una cosa di questo genere, perché io non ci credo. Cioè, è vero quello che dice, tutte le cose che consiglia fanno bene e anzi mettetele anche in pratica, per carità, non fanno altro che bene. Ma da lì a dire che arriva ad avere il suo fisico, mai nella vita, ma neanche avvicinarcisi, proprio zero. Poi uno può dire, vabbè, e anche lui chiaramente deve dare dei limiti, no? In base ai propri limiti genetici, ma va? Lo sappiamo, però stai facendo un discorso generalizzato, quindi vuoi dire che molti, alcuni, parecchie persone possono arrivare a quei livelli lì, perché quello fai arrivare giustamente perché devi vendere i tuoi libri e io lo capisco, lo comprendo. Ripeto, non sto a dire ma che bello il GI, però io sono convinto che non sia una persona natural. Perché oggi purtroppo è pazzesco, ma vediamo, sto leggendo alcune cose a riguardo, già ho fatto anche un video, doparsi a 17 anni, dove il doping dilaga dappertutto, è facilissimo procurarselo, vendono anche tanto fake, mezzi fake, e ci sono ragazzini a 15, 16 anni, 14 anni addirittura che iniziano a doparsi. Un esempio è Tristin Lee. Non so se lo conoscete, andate a farvi su YouTube, scrivete Tristin Lee Le e vedete cosa vi salta fuori. E questi sono ragazzini che si do. Quindi voglio dire, se è anche un po' quasi un luogo comune, no? Immaginate se un ragazzino di 14, 15, 16, 17 anni si dopa,
Perché uno a 50 e passa, dove magari avrebbe anche un senso fare uso, ad esempio, di una TRT, sapete che cos'è, no? La terapia di rimpiazzo del testosterone. Avrebbe anche, figuriamoci, uno di quell'età non lo può fare. E allora lì a quel punto mi domando, bisogna dargli retta fino in fondo a queste persone? Perché mi sembra un po' come il Rispolone, no? Il Rispolone nazionale, Filippone. Venite da me, quattro esercizi, vi spiego come funziona. Poca fatica, poca spesa, poco impegno, poco sbattimento e avrete un fisico della Madonna. Certo, ti dicono, non diventerai il Mister Olimpia, ma avrai un fisico come il mio della Madonna. Ricordiamoci che Rispoli è uno che l'ha anche ammesso e si è sempre dopato. Non è che adesso, non credo che adesso non si dopi più. Poi, chiaramente, ha dovuto buttare fuori il suo libro. Cioè, ragazzi, siamo sempre lì. La gente su YouTube deve trovare un modo per sbarcare il lunario. Deve vendere e quindi si inventano le peggio cose, diciamo così. Non dico che adesso sto signore, sto ricco dell'olio, appartenga per forza a quella categoria. No, però io non credo che sia possibile raggiungere un fisico così con i consigli da lui dati, soprattutto in questo specifico video di Facebook. Uno, due, cosa ci vuole? Cioè, nel senso, non è difficile pensare che un signore di quell'età possa essere in TRT, possa comunque far uso di determinate sostanze in modo soft, in modo mirato, addirittura legalmente, quindi sotto terapia medica. Un domani lo scoprono, può dire, ma ci sono i medici che me lo prescrivono perché ho problemi, ipogonadismo, perfettamente legale, nessun problema, e se la scavallerà anche così nel caso venisse fuori la storia. Questo è quello che penso. Sono cattivo? Voglio pensare male? Può darsi, però ripeto, ponetevi due domande e datevi due risposte e vedrete che la strada è un po' impervia, molto più impervia di quello che vuol farvi credere lui. Perché adesso è tutto così, no? Cioè, e tutti quelli old style, farò anche un video sulla questione old style, e non vale più un cazzo. Gente che ha cominciato ad allenarsi 40 anni, 50 anni fa, non hanno capito un cazzo, e adesso basta poco, basta alimentarsi in un certo modo, allenarsi una volta ogni 4 giorni per 25 minuti e sarai a posto da qui all'eternità, vivrai 100 anni, avrai una terapia anti-aging e basterà seguire queste norme, tra cui dormire bene, tutta la doccia gelata al mattino e magicamente starai benissimo e passerai una vecchiaia fantastica con un fisico muscoloso, bello, alto, biondo, occhi azzurri e cazzo duro. Perché è quello il messaggio implicito, ovviamente, che arriva. E vi pongo una domanda e spero che rispondiate nei commenti, con tutto il rispetto per il signor dell'olio, dall'olio, come cavolo si chiama lui. Ma voi ci credete davvero?